queste curiosità che diamo in questa rubrica, che appunto è professione tour operator, sono finora piaciute perché il nostro Ludovico ci ha sempre illuminato con la sua saggezza e con il fatto appunto che lui è il coordinatore dei vostri viaggi da sogno. E allora, dopo aver parlato di quasi tutti i continenti, ce n'è rimasto uno che forse è quello al quale siamo più legati, cioè l'America. Siamo legati per vari motivi, ovviamente varie circostanze. Senti Ludovico, ricordo innanzitutto che tu dall'84 ti occupi di viaggi, che dal 92 sei un tour operator, che poi non ti occupi soltanto appunto di Go America, ma Go World si occupa anche di Go Pacific, Go Australia, Go Asia, Go Africa, insomma. Hai tutto il mondo nelle tue mani, tra virgolette. Allora, America, a cosa ci fa pensare innanzitutto? Allora, sai, come dire, il paese stella striscia sicuramente attira sempre tutti, se non altro perché c'è stato negli ultimi 40 anni una cinematografia talmente spinta che non si può non andare negli Stati Uniti, se non altro per vedere uno dei tanti luoghi che sono stati set ovviamente dei film più importanti e che sono rimasti sicuramente tanti nella mente dei nostri spettatori. Posso dire un museo particolare? Bah, allora direi il MoMA perché rappresenta il futuro, ma allo stesso tempo anche il presente dell'arte moderna, quindi quello sicuramente il più importante. Ma oltre ai musei io direi anche un'altra cosa, un parco, perché credo che gli Stati Uniti abbiano dato una lezione in senso positivo a tutto il mondo su come gestire i parchi, non solo come salvaguardia del territorio e quindi chiaramente della flora, della fauna, ma soprattutto come si organizzano e come si gestiscono i parchi proprio per far fruire ai turisti in modo corretto, ripeto, in modo corretto, in modo educativo, queste aree che sono ovviamente patrimonio dell'umanità, perché è lì che si cerca di preservare chiaramente la natura più pura. Quindi sicuramente quando si va negli Stati Uniti, soprattutto ecco, la parte più interessante dal punto di vista turistica, sicuramente una città, New York innanzitutto, sicuramente un museo, suggerisco il MoMA, ma sicuramente anche un parco che potrebbe essere Yellowstone o tante Sequoia National Park, oggettivamente sono tantissimi parchi estremamente belli. Senti, parlando di Stati Uniti, la zona dei Grand Canyon? Assolutamente Grand Canyon, ma anche lì che inevitabilmente, come dire, non si può non andare, non possiamo non sentirci quasi che facciamo parte veramente di un set, e i selfie sono la prima testimonianza, basta guardare su Facebook, soprattutto ecco nell'estate, quanti ne vengono trasmessi in quest'area, per far capire che oggettivamente siamo nei posti più conosciuti, non c'è sempre più belli, più ricchi di colori di tutto il mondo. È un continente anche dove portare tanti bambini, perché i bambini si divertono. Assolutamente, ripeto, è un posto estremamente organizzato, estremamente sicuro, estremamente educativo per chi ha bambini di tutte le età, ma le dirò di più, ma per chi vuole anche, tra virgolette, un po' assaggiare, ci sono alcune località, faccio per esempio riferimento all'Alaska, che è un territorio di confine, ma anche lì sono estremamente organizzati per il turismo per famiglie e per bambini. L'America uno la può fare in aereo, in autobus, con la macchina a noleggio, con i camper, con le moto, quindi veramente in bici, chiaramente ristringendo le aree, quindi è un paese veramente organizzato per qualsiasi tipo di turismo e per qualsiasi tipo di budget. Chiarisco che naturalmente che andare in Alaska non ci si può andare in costume da bagno, quindi bisogna avere, però io so che voi tour operator consigliate anche i periodi giusti. Assolutamente, siamo noi a consigliare i periodi migliori, però dirò di più che anche in Alaska, mi è capitato l'anno scorso che è stata una bella ondata di caldo, è stato un giorno che ancora c'erano 33 gradi, quindi in verità anche lì paradossalmente ad estate si va con le mani corte. Ovviamente. Sì, no, noi facciamo questo lavoro, quindi sappiamo, monitoriamo e sappiamo generalmente consigliare. Senti, ovviamente quando parliamo di America non sono soltanto gli Stati Uniti. Assolutamente no, poi c'è tutto il centro Sud America, inevitabilmente lì entriamo su un contesto di viaggiatori un pochettino più profilati, quindi un po' più spinti sulla parte o naturale o archeologica. Paesi come il Perù, quindi con tutto ciò che riguarda la cultura inca, con paesi come l'Argentina, dove c'è ovviamente il concetto della Patagonia, della Terra del Fuoco, estremamente importante. Il Brasile, che inevitabilmente ricorda musica, magia, bellissime spiagge, bellissime donne, quindi sicuramente un continente che dove ogni telespettatore può trovare chiaramente il posto migliore per passare le vacanze. Sì, anche perché dobbiamo chiudere questa rubrica, mi viene in mente adesso una battuta purtroppo amara, nel senso che in Venezuela in questo momento non è certamente il momento forse di andarci. Io sono tornato da pochissimo tempo, vado giù abbastanza spesso perché abbiamo degli interessi turistici, diciamo che
pazientate perché vedrete che a breve sicuramente tornerà il paese più bello di tutta Sud America. Viva quindi l'America, e grazie al nostro Ludovico Scortichini per averci illuminato sulle curiosità anche di questo continente. A proposito, il miglior piatto che hai assaggiato in America? La moqueca, è un piatto baiano fatto con gamberi, olio di cocco, e olio di dendè e tanto, tanto, tanta salsa piccante. Quindi a te piace il piccante, va bene. E in chiusura di questa rubrica ricordo un po' tutte quelle che sono le partecipate di Go World, non soltanto Go World, che significa chiaramente tutto il mondo, ma andare Go anche in Asia, in Australia, in America, nel Pacifico, in Africa, insomma tour operator veramente a tutti i livelli. Tu ti occupi di questo lavoro da lontano 84 e sei tour operator ufficiale dal 92. Ti trovano nella sede di Ancona per chi eventualmente volesse contattarti, e i numeri che sono in sovraimpressione. Grazie a Ludovico Scortichini e alla Go World. E buon viaggio a tutti.